ritrovati con l'informazione di TG Padova. Come ogni domenica andiamo insieme a vedere quelli che sono stati i fatti più importanti che hanno caratterizzato questa settimana. È successo che un taglio sul setto nasale qua, tutto il labbro qua, sì, un graffiato là. È successo che è una scoppata in testa. Ha cercato di salvare una giovane ragazza cinese dalle botte di un nordafricano. Alle 8 del mattino, ieri, è successo tutto in Corso del Popolo. La lite, calci, pugni, la ragazza a terra e lui che piomba tra i due per cercare di difenderla. E ha preso la scopa e mi ha messo il ragazzo di me. E mi ha, con il braccio, mi so, riparare un poco e mi ha messo sul naso qua, sul muso qua. Ha cercato di fermarlo, di dirgli qualcosa? Sì, io ho cercato di fermarlo, però è impossibile, una belga umana, una roba mi dice. Angelo Lionello, all'edicola di via Garibaldi dal 2003, è stato preso a bastonate sul volto. Dovevo aiutarla, ci spiega, nessuno si è fermato, la ragazza era già a terra. Il discorso è che la gente se ne frega proprio, si vede queste robe qua, si torna dall'altra parte, cambia strada. Nessuno l'ha aiutata? Nessuno l'aiuta. Questa mattina ha alzato la saracinesca della sua edicola alle 5.30, come ogni giorno. È il primo episodio di violenza in 14 anni di lavoro, ci spiega, ma Padova è cambiata. Padova è cambiata completamente, proprio dritto alla rovescia, cambiata la medaglia proprio, è una roba allucinante. Se dovesse ricapitare non rinuncerebbe? No, rinuncerebbe a fare lo stesso, lo faccio, sì. Dare una mano, perché se io non do una mano alla ragazza è la colpa. Dopo aver fatto una protesta pacifica, soprattutto silenziosa, davanti ad un ufficio comunale dove si teneva questa assemblea pubblica convocata dal sindaco, che doveva spiegare la presenza di, anzi fare accettare la presenza di questi clandestini nel territorio di Due Carrare. E per questo motivo Enrico Voltan, cinquantenne di Due Carrare, dovrà pagare una multa di 308 euro oltre a 6,60 euro di spese postali. Lo scorso 13 ottobre di suo pugno ha affisso uno striscione con scritto no clandestini sulla recinzione esterna della sala consigliare durante l'assemblea sui profughi. In quell'occasione, come si vede dalle immagini, i vigili hanno annotato i suoi dati ma non gli hanno fatto subito la multa. Erano presenti i vigili nel momento in cui io li ho appesi, erano presenti e non mi hanno impedito di appenderli. È una grande, una grossa ingiustizia. Erano stati ascoltati dal Collegio dei Probiviri a Roma una settimana fa, convinti che quella sarebbe stata la loro occasione per raccontare la verità. E invece Carlo Pasqualetto e Manuel Bianzale, i consiglieri comunali di Padova che firmarono la caduta dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Bitonci, sono stati espulsi dal partito. La decisione, dopo una prima sospensione datata 12 novembre, è stata resa nota oggi dal responsabile nazionale dell'organizzazione di Forza Italia. Una decisione arrivata come un fulmine a ciel sereno per i due forzisti, sostenuti dall'allora commissario Simone Furlan, che aveva sempre dichiarato di agire a nome di Silvio Berlusconi. Dure le reazioni di molti iscritti al partito, che secondo i primi rumors avrebbero definito deplorevole il comportamento di Furlan, che avrebbe così agito in piena autonomia. La prima dichiarazione sull'espulsione arriva dall'avvocato di Berlusconi, il forzista Niccolò Ghedini, che in una nota ha definito pienamente condivisibile la scelta dei probiviri nazionali. Il primo invece a parlare apertamente è proprio Carlo Pasqualetto. Mi difenderò nelle sedi opportune per salvare la mia dignità. Ma guarda, io rivendico con serenità le scelte fatte in quei giorni, scelte che rivendico con forza, perché abbiamo liberato la città da un sindaco inadatto, inadeguato, che stava prendendo delle decisioni scellerate. Per quanto riguarda il partito, vedo che sono state prese delle decisioni sulla base di motivazioni assolutamente non condivisibili, e quindi di certo mi difenderò nelle sedi opportune per riportare a verità quello che è successo quel pomeriggio. Ci tengo a sottolineare che si trattava di un pomeriggio e non di una notte. La vicenda dell'edicolante preso a bastonate per aver difeso una ragazza aggredita in strada ha scosso l'opinione pubblica. Da ieri una pattuglia transita lungo Corso del Popolo, la zona vicino alla stazione, che continua ad essere teatro di violenze. Nonostante le promesse di pulizia fatte in zona, niente è cambiato e i cittadini sono stanchi della propaganda. Di giorno ancora in mezzo alla gente, però bisogna sempre avere gli occhi aperti. Di sera dopo le 8 non si può più andare fuori.
Sì, c'è paura, c'è paura. Al pomeriggio alle 5, 5 e mezza adesso è scuro, pertanto soprattutto quelle viette non c'è nessuno. Anche gridare aiuto, è stata fortunata che qualcuno l'ha soccorsa. Oggi quando gridi aiuto spesso pensano che sei una matta, che stai male, non c'è una grande solidarietà. Beh, sicuramente rispetto a quando ero più giovane ci penso, se guido in città chiudo sempre la macchina, le portiere e cerco di non uscire di sera, il pensiero c'è. Io personalmente non mi sento in pericolo. Il suo nome girava ormai da qualche settimana. Finalmente oggi Sergio Giordani è uscito allo scoperto presentando ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Padova. 64 anni il prossimo 10 maggio, l'uomo della svolta per la città del Santo si presenta come candidato civico. Non voglio il cappello a nessuno, io sono un candidato civico, cerco alleanze, alleanze di persone che a grandi linee pensino come me. Io sono ben favorevole a confrontarmi con tutti, fare un programma politico che sia comune, con un obiettivo solo, città di Padova. Imprenditore di successo, oggi presidente dell'Interporto, anche se ha già annunciato che si dimetterà, ha fatto bene in tutti i campi dove ha operato, sia in ambito economico che sportivo negli anni in cui è stato presidente del Padova. Impossibile oggi non toccare argomenti caldi per la città, plebiscito e nuovo ospedale. A proposito di stadi, per Giordani il calcio deve rimanere a Leuganeo. Io penso che sia opportuno far sì, quando l'Atletica sarà trasferita al Colbacchini, far sì di costruire due curve limitrofe al campo di gioco in modo tale che i tifosi siano vicini. Se mi tolgono via da questa casa è come andare a morire. Un'altra cosa gli dico, vede che il pino là, che io l'ho detto anche prima, se trapiantano in un altro posto non prende più, e così sono anch'io. La voce rotta dall'emozione e una lacrima che riga il volto. Chi pronuncia queste parole è una signora di 80 anni, residente a Pieve di Curtarolo. Questa mattina per la terza volta è arrivato l'ufficiale giudiziario che doveva eseguire l'ingiunzione di sfratto. In questa casa la signora c'è nata, la sua famiglia era arrivata qui più di 100 anni fa, ci racconta commossa. Ora con lei ci sono il figlio, la nuora, 5 nipoti, 4 sono minorenni e su di loro incombe la possibilità di rimanere senza un tetto. Purtroppo i figli dell'anziana qualche anno fa sono rimasti senza lavoro e a seguito di difficoltà economiche la famiglia ha perso la casa, che si trova in una zona di campagna della frazione di Pieve. La banca infatti ha messo all'asta l'immobile e la signora e tutti i suoi cari devono per questo lasciarla. Per lei è un dolore immenso, tra queste mura era chiusa tutta una vita, ci spiega, mostrando la modesta abitazione che ogni giorno tiene in ordine e pulita. L'ufficiale giudiziario questa mattina non ha eseguito lo sfratto, tutto è stato rimandato al 19 aprile, ma per l'ottantenne rimane la paura di dover andare via. Per lei sarebbe un po' come sradicare quel pino secolare che c'è lì davanti alla sua casa. Per questo lancio un appello e chiede di poter trascorrere la sua vecchiaia qui. Una notizia clamorosa che manda in subbuglio il mondo politico padovano. In un comunicato diffuso nel pomeriggio dalla prefettura, l'annuncio che il commissario prefettizio Michele Penta se ne va ufficialmente per motivi personali. Ho una serie di proposte sulle quali devo naturalmente decidere. Sono proposte interessanti, sempre nell'ambito di incarichi riferiti a prefetti in pensione, quindi nell'ambito della legge Madia, ma che sono a più lunga durata e interessanti dal punto di vista dei contenuti. Una nuova tegola sul comune di Padova guidato dallo scorso 14 novembre dal commissario. Ora la macchina amministrativa rischia di subire un nuovo pesante stop che certo non fa bene alla città. Se ne va un galantuomo, affermato oggi in una nota al presidente del Veneto Luca Zaia. Non gli è stato però riconosciuto lo status di commissario straordinario e quindi non è stato messo nelle condizioni di firmare per l'ospedale di Padova, concluso il governatore. In città si vocifera di pressioni politiche che avrebbero spinto Penta alla decisione di andarsene, ma lui smentisce. No, non ho ricevuto nessuna pressione. Peraltro qualche atteggiamento che ho letto sulla stampa, politica eccetera, non è che mi abbia impressionato più di tanto. La politica fa il suo mestiere, io faccio il mio. Michele Penta rimarrà fino alla nomina del prossimo commissario, che avverrà entro il 13 febbraio. Io continuerò fin tanto che non sarò sostituito da un commissario straordinario, al quale poi passerò le consegne e lui continuerà l'attività amministrativa in un'amministrazione straordinaria.
Allarme bomba, questa mattina attorno alle 13 nella sede di Via Bassi dell'Università di Padova, a due passi dalla fiera e dal tribunale, sono stati immediatamente allontanati gli studenti e il personale presente all'interno, mentre erano in corso anche alcune sessioni d'esame. Esami che non sono stati sospesi ma annullati e rinviati, con notevole disappunto da parte di studenti e professori, e che verranno recuperati tra circa un mese. Sul posto le forze dell'ordine per i doverosi controlli, per fortuna senza conseguenze. Dall'emergenza profughi alla crisi della giunta padovana sono stati 3 anni intensi per il prefetto Patrizia Impresa, che si appresta a lasciare la città per un nuovo incarico a Roma. Sarà vice capo di gabinetto del Ministero dell'Interno. Al suo posto arriverà il prefetto Renato Franceschelli. Prima di andarsene, Impresa non risparmia le critiche all'ex sindaco Bitonci, con cui ha avuto spesso duri scontri sul tema dell'accoglienza dei migranti. Credo che questa città abbia vissuto la sfuriata più grossa. Adesso sia pronta, sicuramente, perché ha una consapevolezza, a fare le scelte giuste perché diventi nuovamente una realtà trainante per il Veneto, ma anche per il Nord-Est. Quando, dopo mesi di indagini, i carabinieri di Piove di Sacco hanno deciso di intervenire fermando 9 persone tra italiani e nordafricani, 4 dei quali sono finiti in carcere, ecco la sorpresa. Oltre a stroncare un giro di spaccio di droghe di ogni tipo, che interessava non solo il piovese ma anche altre zone limitrofe come Padova, Brugine, Candiana e comuni più lontani come Belluno, i militari hanno scoperto che, come servizio, se così si può dire aggiuntivo, i presunti componenti della banda vendevano a 5 euro l'una provette di urina senza tracce di droga, che dovevano poi servire ai clienti per superare indenni eventuali esami medici, controlli per la patente di guida ed altro. Un traffico questo che per le dimensioni ha stupito anche i carabinieri. L'accusa è quella di aver venduto le droghe, tra cui il pericoloso Alchon, un potente ipnotico sedativo, anche nei parchi giochi tra i bambini o tranquillamente seduti ai tavolini dei bar, ripresi però dalle telecamere nascoste dei carabinieri. Esercizi pubblici, ma anche parchi pubblici, è emerso parchi pubblici della zona del Piovese, dove questi soggetti incontravano i clienti anche alla luce del giorno, in talune circostanze anche alla presenza di minori che giocavano all'interno del parco. Legato e frustato da alcuni compagni di classe, l'episodio di bullismo sarebbe avvenuto ieri all'interno della scuola media Petrarca di Padova. La vittima è uno studente marocchino che sarebbe stato preso di mira da 3 ragazzi di seconda media durante l'ora di ginnastica. Purtroppo sembra che non si tratti di un episodio isolato. Le vessazioni, secondo alcune testimonianze, andrebbero avanti da tempo. Ieri i 3 bulli avrebbero utilizzato alcuni attrezzi per il salto della corda. Prima il ragazzino è stato messo in un angolo, legato, immobilizzato, esteso a terra e poi colpito. Quando l'insegnante di educazione fisica si è accorto di quanto stava accadendo, ha messo fine all'aggressione e poi ha raccontato tutto alla preside. Una collezione di 559 tele firmate da artisti contemporanei del valore di 280.000 euro sequestrate in un magazzino di Mestre dalla Guardia di Finanza di Cittadella. Nei guai un pensionato trevigiano con la passione per il commercio di opere d'arte è indagato per ricettazione. Tutto ha avuto inizio da un'attività di controllo avviata dalle Fiamme Gialle tra le bancarelle dello storico mercatino dell'antiquariato di Piazzola sul Brenta. È stato in questo frangente che gli uomini della finanza hanno rilevato che uno dei venditori, residente a Mogliano, proponeva opere d'arte per un valore superiore a 250 euro, il limite massimo previsto per i mercatini del settore, e dava appuntamento per ritiro e visione di altri numerosi quadri in un magazzino di Mestre. Scattata la perquisizione, sono state rinvenute le tele di cui il pensionato non è stato in grado di giustificare la provenienza. Sono in corso accertamenti per verificare l'autenticità e la provenienza appunto delle opere sequestrate, oltre a eventuali violazioni di carattere fiscale connesse all'attività del collezionista. Bene, è tutto, grazie per essere stati ancora una volta in nostra compagnia, ancora una buona domenica a tutti voi, arrivederci. Le previsioni per domani: cielo generalmente poco nuvoloso, salvo probabile presenza di foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde, in dissolvimento durante il giorno. Temperature in contenuto aumento in quota, minime in calo e massime in lieve aumento in pianura.